dopo diventa più sofisticato il resto. Come vedete, il 28% ma in realtà è lento. Questo per dire la... Sì, era il 97, 98. No, ma questo memoria aggregata, il problema è che lui era una macchina, ma funziona, funzionava, adesso bisogna avere da riportare. E solo che quello ti faccio con l'altra macchina, ma con quella. E intanto gira. Gira conti. Gira l'elica, gira le palle a seconda della pressione, se ti secca o se ti addormenti. Sì, non stancarlo, dai. C'è una macchina comunque, c'è un programma basato sul DOS, perché comunque ti vedi che si parte dalla finestra del comando, quindi comunque è una roba che calcolava alla stessa maniera, non è la roba di adesso. È chiaro che con programmi tipo IF, HSS o FECO, le robe cambiano. Ma perché domanda il nome del file, IPO? Come? Non cambia? Perché domanda il... No, me lo fa lui da solo, cioè la parte Windows che manda il command con scritto in software. E cosa cosa saltare? Come vedete non finirà. Ma questo non è colpa del programma, perché come avete notato sta dando errori. Perché il coso del sta calcolando. Vedete che questo qua, non mi ricordo quanti segmenti che cambia. In questo caso arriva al massimo numero di segmenti 15.000. Quindi non so. Questa è una cosa che vedrà, che è sempre un'opzione che mi dici quanti segmenti e quanti fili che avrei usato, cioè quanto complesso è l'antenna. Chiaro che 4 è comunque complesso. Non so cosa mia se fa video fatto così, anche se stanca, vai su. Cosa che ha trovato, eh? Ah, caricavo una. Un modello di quello. Provare, ok, era troppo stanco. Il bambino va a ripollo. Che si è messo a chiudere così. Devo trovare. Adesso non trovo niente. Adesso non stai guardando perché cattivano già la mente. Sì, all'ultimo momento. E anche tanto che non esiste. Magari una più semplice. Esatto. Su quelle era di 1200. Ovviamente per aprire il file basta andare sulla tabellina, questa qua che si muove. Dopodiché si va a cercare le antenne dopo dove crea voi, dove vuole. Questo dovrebbe essere teoricamente. Questa qua era l'antenna che vedeva prima. In teoria dovrebbe farla abbastanza velocemente. Se questa va più veloce basta guardare che se vedi il giallo più avanti. Ah, scusa. Ma per inserire un lavoro, se non sei lavoro, per esempio io faccio una Windows, sì. Un tema random. Vedere un po' come a diversa frequenza vedi il diverso lobo di radiazione, cioè filo 10 metri però alimentato. Quello là devi farlo con usando una card TL, una linea di trasmissione che deve simulare il balloon che fai, cioè la macchina non simula il balloon. Il balloon le sì, ma solamente il filo alla frequenza diversa che gli do. Cioè per il tuo sì. Calcolo la macchina non frega niente, dice sì. Io ho tolto impedenza, per esempio puoi fare un passaggio senza niente e leggi l'impedenza dell'antenna, che ti viene data, vedi, impedanza pare del forum all'inizio. Sì, sì. Sai che anche questo PC è andato in... No, sta lavorando, ma all'inizio c'è la... ci sono due voci, queste qua, che è questa qua, c'è l'impedenza, forse se fosse questo, diciamo, ecco. Quindi sono queste caselle qua, impedanza e parallel form. Se tu fai la prima simulazione senza niente, vedrai che la macchina ti dà un valore di impedenza, sì. Che è calcolato su quello, sulla struttura che tu hai fatto, nelle condizioni, sulla terra. Posso fare il reverse,
sapendo il ballo, esatto, la lavorare, il TL dice una linea di trasmissione che simula il tuo ballo, che dice 50 devi calcolare, 50 da una parte, impedenza dell'altra, calcoli solito tra sommatore, non uguale, sì, sì, sì. A quel punto la tua alimenti quella, è come se tu avessi messo il ballo, sì, e vedi, sì, il comportamento dell'antenna, sì, a parità di ballo. Ah. Ma anche con un'antenna semplice, non è questo il PC che bisogna usare. Sa quanti calcoli che... Ma per esempio una delle cose che si può fare, non so se con le antenne, a parte le antenne HF di cui non sono un esperto, ammetto, per frequenze elevate, quante antenne si possono simulare senza farle. Per esempio, chi usa i ricevitori SDR? Sì. Come cavolo da fare per un'antenna che dicevi su tutte le bande? È una delle cose bellissime, è quella di usare un'antenna a Vivaldi, di cui praticamente nessuno sa dell'esistenza. No, non è Vivaldi. La periodica. Beh, una log periodica o una log periodica? No, no, una periodica, non una log periodica. Sì. Le regole che antenna nelle Vivaldi poi per fare le prove in camera di qualcosa. Sì, forse sì, non so che l'antenna Vivaldi, se proprio ricorda il compositore Vivaldi, praticamente sono antenna fatta così, ovviamente con una struttura un po' più piena, qua non sono bravo a vedere questo disegno. In pratica cosa succede? Questa cosa qua, pensiamo che la teoria della propagazione si comporta come piccoli dipoli che cambiano di frequenza con lo spostamento della lunghezza rispetto al punto di partenza. Il risultato è che questa qua ha una risposta in banda che è enorme, gigantesca, ed è usata soprattutto, se volete vedere, provate a vedere l'ultimo numero di Amsa Journal, parlano proprio di SDR RTL, in cui descrivono, io attacco, per ascoltare i satelliti, attacco sulla parabola, quelle tipo offset, la mia antenna Vivaldi, che è grande così. Vinetto, SDR, e tutto quello che c'è da se fai con un'antenna grande così. Ed è semplicemente un'antenna fatta, vista di fianco, è fatta così. Sono due lame. Sì, due lame. Due lame che si allargano. Questa qua è un'antenna che usa del tipo... Miro periodica, che è lo stesso principio della log periodica che noi conosciamo, ovvero tu hai se un dipolo lo allunghi ottieni un risultato, se tu il dipolo invece di allungarlo lo ingrandisci oltre allungarlo ottieni un altro risultato. Sì, viene usata in camera nel qualche per fare le prove, l'antenna TV interna, in realtà questo è lo sviluppo di quella che è chiamata Bauti. Noi chiamavamo bicolica. E se è fatta in coma. Ma questo è fatta? Si chiama farfallina Bauti, la cavata. In pratica cos'è? Questo qua è il punto di alimentazione dell'antenna. Questo qua è il cosiddetto angolo di flare, l'angolo di apertura. Questa cosa qua praticamente è un'antenna che è infinita, va dalla frequenza più bassa, che è dovuta a questo spessore qua sul polo e dipolo, a questo qua che è microscopico. Quindi io calcolo sulla frequenza più bassa alla lunghezza fino a... In principio è usato sulle biconiche, è proprio questo qua, cioè l'antenna biconica di cui ho qualcuna simulata anche qua, l'antenna è fatta così, un conetto, qui c'è il cavo che viene via, la massa è attaccata qua, questo è il cavo, e l'altro, il centrale, invece è attaccato all'altro cono, che va via così, no? Quello che conta è sempre questo angolo qua, l'angolo di fuoco, di flat, no? Per sparare, e di conseguenza il diametro, perché il diametro dipende dalla lunghezza d'onda che utilizzerà, che non essendo una superficie dritta, ma è rotonda, devi calcolare che lo sviluppo la coerenza maggiore l'ho usata sui 1200 e sui 1400. Il giga 4, questa è una bellissima, non dire che è
l'antenna con il cappellino cinema. Sì, ma non è grande, la usavamo soprattutto per fare le prime prove con il wifi, per dire, il giro 4. Poi esiste la versione peggiore, quella che c'è adesso, che è un'antenna fatta così, ma molto più piccola, in ceramica, che è fatta, che è chiusa, no? Questo è uno strato ceramico su queste due porte qua, e hai la biconica, però che sembra il disco de OK. Il risultato è che è un'antenna per 10-12 giga, solida, nel senso che poi esci col cavo, col semirigido, ed è un'antenna che sta, se tu metti il router, tieni quell'antenna sta su, cioè queste sono antenne autoportanti. Però ecco, io provate a cercare l'antenna di Valli, aveva ragione. Neanche metà, arriverà. Io sono un microbista di conseguenza, preferisco più la parte, beh, sotto i 30 mega se mi fanno più un pochettino, attualmente, giusto per conoscenza, attualmente mi sono spostato ancora più in alto, sulle onde nanometriche. Cerco di fare poi se ho il laser, uso il laser. Di conseguenza è ancora peggio, perché là non posso più lavorare con le antenne, ma devo lavorare con l'ottica, altro ambiente che non conosco. Ma insomma, ecco, no, quasi il millimetrico sono arrivato. Fino a 46 giga sono arrivato, 50 no, però. Per esempio adesso tante robe, non so qualche amico che fa con i droni, che fa TV, quelle robe là, cioè usare, vedere le quadri filari, le quadri foglio che usano, eccetera, leggere un po' le documentazioni di questi appassionati, è uno spasso adesso su internet. Sono arrivato a questo, perché mi trovo i droni e non capivo niente di antenne, soprattutto sono diventato matto, e ora il tormentor video da 5 giga e 8, no? Sono occupato come sono di buono, così non lo faccio. Ma perché? Perché probabilmente nessuno ha capito, che l'ho visto una definizione. Adesso purtroppo la macchina sta calcolando, però ho simulato l'antenna del una di quelle là, no? Le tipiche cinetiche, sì, sì. Come quelle lì, sia quella spirale a destra che si incrocia, che avevo capito che no, perché già l'altra allora bene, questo esula dal cioè quello bisogna essere una serata sulle antenne in generale, che sicuramente sarebbe più interessante, perché è più facile da capire, meno matematica, meno le antenne elica, che qualche uno una volta proprio lì al centro di fisica teorica, che mi ha detto cosa sono questi qua? Tappi per damigiane, no, la risposta è naturale, no? La caratteristica del produrre un campo elettromagnetico che gira nel senso in cui gira l'elica, rispetto al dietro, cioè circolare destra se nel senso orario, circolare sinistra se da dietro l'elica si è girata in senso dal monitore. Dal punto no, dall'origine. Dall'alimentazione dell'antenna. Dall'origine. Il trasmettitore manda un segnale elettronico. Ma tu, perché in un sistema diciamo di questi droni sarà il trasmettitore e il ricevitore, no? Se io un trasmettitore l'ho con la polarizzazione in senso orario, devo avere anche il ricevitore con la cosa in senso orario. Un po' ma sai perché? Quanto più alto è la frequenza, tanto maggiore è il numero di echi che arriva sulla tua antenna ricevente. Ma è vero che adesso fai i ricevitori dual, con tutti i ricevitori, qui metti un tipo di antenna su un canale e un altro tipo di antenna su un'altra, dopo in qualche maniera trovo che miscelata e dopo che arriva il segnale migliore, zappa e te lo vedi. Usa il principio del wifi diversity, due sistemi che dicevano la stessa cosa, ma quello che viene preso quello che decide di beccare più. Sì. Perché? Ma non per altro. A quanto è la distanza tra le due antenne? Dipende. Per esempio? Sono 10 centimetri, 15 centimetri. No, invece di fare la cosa, facciamo una discussione sulla mente. Dai, se perdere dai, sono passati droni. Il problema, tutti quelli che fanno, tutti lo conosco, dovrebbero conoscere per via del fatto della trasmissione delle linee. Come le linee che nell'aria. Cosa succede? Che tensione corrente all'interno della linea corsale, ma anche nell'aria, si propaga in base alla lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda fa sì che la propagazione sia di questo tipo, no? Con dei minimi,
e dei massimi. Il problema delle due antenne è stare dove? Stare nel punto in cui tutte e due le antenne riceverà sempre il massimo, o perlomeno più della metà. Allora, cosa succede? Se uno inventa una cosa che ferma, nessun problema, metto un'antenna qua e un'antenna qua e sicuramente becco due metri. Ma dove li metto come distanza? Mica una qua e una qua, una così, una qui. No, devo mettere la distanza esatta, l'andamento. Se non li metto l'andamento, una delle due... Ma va bene anche il lambda più lambda e nel lambda più lambda mezzi? E sempre l'andamento sì. Multiplo. Perché? Questa cosa è una cosa semplice. Siccome l'elemento che ti sta, per esempio il drone, se muovi nello spazio, non ti arriverà mai un segnale costante. Certo? Quindi, prima cosa, utilizzo una polarizzazione tipo circolare. Perché? Perché qualunque riflessione che arriva, cioè, se, non so, mi trasmetto da qua, però ricevo questa qua, ricevi il mio segnale, ricevi questo, più una miriade di altri segnali. E se la realtà, perché l'onda si propaga e si riflette, più alta la frequenza si riflette. No, questo si riflette comunque, anche senza la presenza di altri segnali. Cioè ogni segnale si riflette per conto suo. Se appunto questo quasi movimento, sicuramente se mi trasmetto con un'antenna dritta, con direzione lineare, il segnale che arriverà dall'altra parte non sarà mai lineare. Cioè se sono diretto su di lui, la probabilità sarà 90%. Quindi devo andare lineare. Se lui va in verticale, devo essere in verticale. Se invece lui mi mette in orizzontale, non so che non ricevo, ricevo la metà. La metà di 3.000 potenza su di 3 dB. Accettabilissima anche comunque. Anche meno. La teoria. La pratica dopo dire altre robe, ma no, che ricevo di meno, voglio dire. Allora, se invece arrivo una diagonale, ricevo anche meno di 3 dB, perché non sono, ma sono in una condizione in cui chissà quale sia la fase con cui arriva questo o è la fase con cui mi trasmettevo effettivamente, cioè il segnale vero e il riflesso. Tutte cose succede, per esempio, in molte comunicazioni, molti radiofattori che hanno un segnale forte non capisce niente di quello che arriva in effetti, o che ha dei disturbi. E se sposto del 50 kHz, 100 kHz, è tutto perfetto, senza cambiare l'antenna. Perché? Perché dipende dalla fase a quella frequenza. Quindi, un problema da combattere. Come si combatte? Si combatte con l'antenna polarizzazione circolare, perché comunque non arriverà mai dritto, quindi di conseguenza al massimo perdo 3 dB, ma perderò 3 dB quando arriverà un'onda che è circolare al contrario, molto più difficile un'onda che viene ribaltata che non un'onda che viene distorta, a parte qualche caso particolare. Se mi uso una parabola, cosa succede? La parabola è su uno specchio, se parto destro vado fuori sinistro, quindi ecco perché nei droni non immonta la parabola. Ok? No, non immonta perché costa troppo. Vabbè, anche qui ce ne muore. Altra soluzione è quella di montare un'antenna che sia circolare sul drone e una circolare sul cosa, ma quasi nessuno monta le eliche perché le sono ingombranti. Voglio vedere, non ho mica anche le eliche di 5 giga. Sì, ho fatto un paio di esperimenti perché poi tra i cinesi ha veramente fatto la foto lì. Però a un certo punto, non capendo quale era il concetto di base, puoi rinunciarlo nella mia ignoranza. No. Se mi cado tutto questo discorso anche del prima, cioè mi uso un'antenna circolare con un elevato guadagno, bisogna si guardare, conviene non avere troppo guadagno, ma avere piuttosto una buona area di cattura, no? Che è comunque legato al guadagno in ogni caso, ma riuscire a beccare tutti i segnali che arriva prima. Come faccio? Metto due antenne. Due antenne, come devo fare in modo? Devo fare in modo che a quella lunghezza d'onda le si trovi sempre in una condizione favorevole a beccare metà. Se le metto tutte e due così, vuol dire che quando le trovo qua tutte e due non becca niente, quindi al massimo le metto un quarto d'onda. Quindi le due antenne, se siamo a 5 giga e 8, sarà almeno a 6 cm di lunghezza d'onda e devi essere così, non te puoi avere due elementi così, perché purtroppo le allora te lo devi fare multipli, quindi se le metto anche qua. Se metti qua, cioè tu va 3 quarti lambda, giusto? Cioè se metti in una condizione che dopo vado a migliorare. Con quelle è più facile perché quelle sono 13 cm, quindi te riesci a fare due vicine, ma non conviene come fare il multiplo. Questa roba si usata per esempio nei router di casa. Il router di casa perché ha due antenne? Sempre questo motivo, perché ha notato che i router di casa sono tutti grandi.
a parte i cinesi che magari come fa così, che tanto comunque non è. Perché comunque la distanza delle due terre misurerà, e scoprirà che si parla di questa donna. Perché fa in modo di trovarsi sempre nella condizione del massimo e del minimo. Essendo 12 che 4, sono 10 centimetri. Quindi la più vicina possibile. Adesso è un po' diverso perché usa il doppio del bibanda, anche lì è un casino perché naturalmente la limite della questa qua, ma spero che il 5-5-4 non si offende. 5-5-8. Comunque, capì? Cioè, la distanza tra le due antenne è fatta in modo che se una non becca niente, l'altra deve beccare, perché la si ritrova in un cosiddetto massimo o minimo di tensione. Quindi, questo già. In ogni caso, da fare una prova, e metti il traditore del tuo drone, te dicevi, e se ti dà un'indicazione dell'intensità del campo, un qualcosa, prova, stando fermo, così con lui, e se sposti, e ti vedrà quanto scendi il coso. Se scendi di poco non ti si accorgi perché il segnale video resta segnale in video, non cambia. Ma l'indicatore dei segnali, l'intensità dei segnali, devi vedere che ti sta scendendo. E ti scoprirà la distanza di minimo. È chiaro che non puoi farlo un metro, devi farlo 15-20 metri, insomma, che avrà questa caratteristica qua. E sta roba qua te la vedi, sì, solo misurando le distanze del campo. Prove fatte anche dal vivo, cioè, io ho fatto delle prove per esempio per una volta per dei dispositivi che era dentro in un grande capannone e che appunto aveva il problema che non dava a venire, eccetera. Ma come mettiamo le antenne, eccetera? Cioè, come dovevo fare delle prove, siamo andati col gessetto per terra sull'asfalto. Ecco, Gaffini. Col gessetto sull'asfalto per ricordarsi con l'analizzatore, ecco, qua è così, dopo sposto le prove, qua è così. Dopo che abbiamo misurato, per avere i punti in cui dovevamo mettere, non c'è neanche per diminuire questo effetto del fregno. Devo seguire un po', adesso capisco perché la giunta ha fatto un errore fondamentale che abbiamo notato già dopo che io lo mando in frequenza da 1 a 30 mega magari era 1250 perché mi sono d'accordo adesso da sul default del ecco perché che piegano la barca del tempo adesso fa la adesso in questo giallo converti la struttura e verifica la validità della vostra descrizione, no? Se qua trova qualche segmento fuori misura, allora mi segnala in questo caso qua e quel che vi farà dopo è meglio che lo mette a posto perché se non va via dritto vi dà dei risultati da buttare. Adesso per fare di nuovo, spero che stai meno tempo perché adesso non si va in frequenza giusta. Un'antenna di 1200 è difficile che vada a prendere. Infatti ha dimostrato che è un modulo stazionale. Però funziona, sì, esatto. Quasi all'infinito. Questo c'è. Infatti va da casa, quello che aveva fatto niente di radiazione, non radiava niente. Ma che dimostrare in realtà. Dissipava. Una roba che si può usare eventualmente anche sui cose, gli esperimenti che devo fare anche me, perché non un amico che fa, che gioca con quella roba là, smontare l'antenna per il foglio sul drone, montandola verso il basso, no? La quota di foglio è un sistema di linguistica, non faccio la funzione fisica, quella volta adesso. Un'antenna fatta così che ha 1, 2 e 3 petali. Questa è una omnidirezionale. Se sul lato vista dall'alto, orizzontale, sul lato verticale te la vedi in base dritta. I modellisti usano la versione truccata di questa antenna e lui la chiama l'antenna quadrifoglio, però non capisco perché esiste anche la versione trifoglio. Non ho capito la spiegazione, ho guardato un po' così. Il Nani cosa fa in pratica? C'è una versione che noi animatori conosciamo come skew planner, la stessa antenna usata in tempi ancora con il suo osservatorio astronomico, con Mauro Messerotti. Che avevamo l'antenna, aveva fatta una skew planner fatta molto bene, l'aveva fatta Sergio BBQ, bellissimo, fatta in acciaio inox, no, quella che fatta... era artigianato, sì, ma funzionava, meraviglia. In pratica questa antenna qua che avesse un globo di radiazione orizzontale, cioè quindi se il drone si alza per disegnare, se non si abbassa, aumenta, no? In compenso se va di destra o sinistra è sempre questo segnale. Allora la parte modellistica fa di questa antenna la variante, se questo qua è il centro, anziché mettere i petali orizzontali, fa i petali a 45 gradi. Allora cosa fa?
in pratica dite questa qua che va su e dopo la torna, l'altra che va su e la torna, l'altra che va su e la torna, dice la versione a 3 o la versione a 4. Onestamente non arrivo a capire la differenza, nel senso che mi sfuggi, perché quello che cambia è come te sarà dopo la dipendenza, perché in pratica cosa è? Spiegare filo 1, filo 2 e filo 3. Ognuno va per conto suo da una parte, e quindi questi qua si attacca tutti sul centrale del passiale, per esempio. Quando torna, da parte di sotto, si collega tutti sulla calza, a 105 gradi circa, meno di 120, perché l'ho vista fare così. Non l'avevo mai, questa qua, non l'avevo mai riprovata. La BWE, questa qua funziona, l'avevo fatta, appunto. Ma questa skewplanner a 3, oppure questa quadrifoglio. Quindi abbiamo visto un paio di cose qua, che diciamo, questo è del sezione, del cordino, è una sorta del, diciamo, del parabola. Sì, sì, c'è il... Vista dall'alto, invece, c'è praticamente dei piedi che va su a 90 gradi, poi praticamente gira in giù, e praticamente una mezza elica praticamente. Sì, semplicemente la geometria di questa qua. Questo qua è lambda quarti. E questo qua è lambda quarti. E questo qua è il risultato. Questo sarà in realtà questo dove ci sono gli andamenti alla tua frequenza del lavoro. In realtà cosa fa? Questo qua si è. Allungano un poco, qui si accorciano un poco perché questo parte orizzontale, dopodiché questo secondo qua va in alto e questo qua lo raccoglie a 45 gradi, non lo fa mai a 90. Vedete che avessi, questo qua se è troppo lungo, questo diventa più piccolo. Infatti nella quadrifoglia, nel trifoglio di quel, sono grandi ruota questa tensione si continua. In realtà questa qua è l'andamento. Perché l'andamento? Perché tre di questi poi alla fine te riesci a pecciarli a 50 ohm sul cavo passiale. Ma come te li metti? Cioè li adatti? Perché ti spieghiamo un'impedenza che è superiore a quella che ti serve, quindi mi pare che era sui 60 ohm con tre elementi. Te lo fa, se questo qua è il connettore dell'antenna, no? Questo è il centrale e questo è della guida, insomma, di massa. Allora, ti spiega i radiali che parti da qua e si attacca qua. Se te li attacchi tre così non funziona niente, garantito, eh? Tranquillo. Te li metti semplicemente mettendo in corto con un filo sottile questo con questo. Questo qua è quello che noi ci guardiamo a match. Cioè questi qua fa queste robe, ma deve essere, ho letto un paio di recensioni in cui questi li fa con circuito stampato, di queste dimensioni, che tal, che cosa. Se te sali i fili, dopodiché questo qua, col network, adesso zero non è. Quel network che guardi quanto lungo devi fare. Più lungo che te lo fa o più lungo che te lo fa, più l'antenna la sbaglia. Se un filetto, sentite di l'antenna, adesso peccato. Avevo quella del fatta al centro di fisica che avevamo. Praticamente era un BNC, un connettore BNC, il quale il centrale supportava una parte degli elementi del video. E quello sotto è il corpo, infatti tutti gli scogliati come il corpo se andava a massa, la parte di smolato freddo. Poi il risultato era un corpo fra i due e quel corpo che aveva, non so, 4 mm, 5 mm, tutto l'oro, non so calcolare. Sentite che arrivi a qualcosa dall'antenna non va. Se ti metti qualcosa dall'antenna risuona dove devo dire, funziona. Ma come? Come sono antenne in corpo, no? È un reattivo che serve a portare l'antenna. Scusa Paolo, mi vederia quell'antenna in un'ottica diversa descritta nel mio occhio. Mi vedo il percorso è filetto come tutta la mezz'onda e a un certo punto tra la massa e la linea a una certa altezza di impedenza si è prelevata la linea di alimentazione. Potessi essere come se fosse non un sono molto d'accordo, ti spiego perché la stessa antenna si invece ha quattro petali. Te va su internet, te cerchi come complichi la realizzazione, lo vedo come un porto, mi lo vedo come una presa a una certa altezza di impedenza. Potresti essere come un loop magnetico a questo punto, preso un piccolo loop e quella degrada. Sì, come l'alimentazione del loop che è una presa, no? Il polo del gamma match del dipolo, di HF o HF, se una roba così, se in corto. Qua. Dopo ti tega un altro coso qua sotto e qua tega un corto e una roba che si attacca fra qua e qua. L'eccitazione è questa.
Perché sono in corto? Sì, per la frequenza non si accorta, non si accorta. Cioè, anzi determina un'impedenza precisa. Rivaldo, volete sorridere questi qua che puntano, e la piastrina si allarga così, tutto così, perché usa 1,6 mm di spessore. Non c'entra niente di giocare sulla capacità qua. Quando c'è questo fino qua che gioca. Come se prendesse una presa calcolata, sì, ma in quel punto preleva quell'impedenza, preleva la lunghezza lì che fa arrivare a 50. Cioè, cosa, il fatto è che non trovi la descrizione di come fanno a matchare nello stesso modo la 3 petali e la 4 petali, perché tu aggiungi un altro pezzo di lambda mezzi. Sì, è più lunga la... Allora, sì, ma essendo tanto parallela, invece l'impedenza totale, quindi la presa della cupola è fase più alta. Sarebbe il massimo degli occhi. Cioè, questa pittura che ha fatto quella stampante 3D, che ha fatto la Dima per poterle piegare in modo che diventi giusta. Immagino di sì. Invece provarne una, cioè se qualche duca una, me la presta che la proviamo al network. La prossima volta le porto un po' il campanello. Con un PC, ma con un network analogico, guardate il network. Cosa che abbiamo fatto quella volta, probabilmente perché devi spogliare la plastica del fine spogliato. Fa tanto tempo a fare una riga dritta. Adesso stiamo divagando alle grandi. Sì, sì, beh, va bene. Va bene. Guardate che abbiamo un'onda stazionaria gigantesca, cioè non funziona niente. Praticamente non so che fa qualcosa. Comunque, quel che volevo farvi notare, al di là del grafico che adesso vorrei, stiamo fuori dalle mie intenzioni, volevo farvi notare questo, che volevo farvi vedere il discorso della linea del bagno. Questo, l'antenna si presenta come 50,1 ohm, sì, meno iota 0,07, quindi era una piccolissima parte reattiva. Quindi questa antenna è da 50 ohm, al di là del tutto, la tada. Se ti appunto, simulando un'antenna, e trovi questo valore di impedenza qua, questo valore qua è quel valore che dovrà mettere da un lato della transmission line per farsi fare. Esiste anche la possibilità di mettere un quadripolo, ovvero simulare l'entrata e l'uscita, quindi entro a 50 esco a 52, però è più complicato. E poi dici anche che bisogna l'efficienza al 100%. Va bene. Sì, volevo farvi vedere le linee. Abbiamo però il diagramma della radiazione, al di là dell'SVR, che non so perché non mi ricordo. Come volevo mostrare prima, qua siete fatti la barra spazio, anche fatto l'orizzontale perché? Ah, perché sono fatto la radiazione. Ok, che ho fatto tutta un'altra roba. Non so esattamente perché volevo mostrarvi, ho fatto un'altra cosa. Perché volevo mostrarvi ancora lo show, che vedi che c'è scritto qua, tasso struttura, vedi forato rosso, l'antenna. Quindi può essere comodo perché uno magari fa un blocco che non si capisce da che parte che c'è il diritto, dove sta l'antenna, perché sbaglia tutto, allora si rende conto che l'antenna andava di là e dopo invece dall'altra parte qualcosa non va. Vediamo se può tirarlo via. Questo giuro che non lo so. Il guadagno non è sempre un po' niente. Tanta. Boh, vabbè, questo adesso non sono in grado di rispondere, non so perché. Però qualche cosa di più preciso. Vabbè. Ok, altre domande, altra roba che sia più facile rispondere. Forse era Paolo 868, avevo scritto l'anno, perché questa era stata fatta per 868? Non sono arrivato a 1200, 1000... No, volevo vedere se avevo qualche data, giusto per... Se poi avevo simulato anche la Bauti. Quello che volevo fare è vedere della struttura... questa qua. Ecco, questo della... questo della... questo tema qua.
Beh, questo è l'aspetto di filare, se vuole vedere la, la descrizione della struttura del... Posso fargliela vedere? Ah, non si è giocato allora? No. Sì, la differenza se qua sotto nella, questo c'è massa e quell'altro invece c'è... Questo qua è questo qua. Non su pieno verticale e pieno orizzontale. Sì, però guardate la differenza qua, che quasi isolata, invece questa c'è massa. Anche quella là vabbè, per i droni, solo che farla a 5 giga diventa molto piccola, a 5 giga rotta, però se potessi provare a farla. Ma se diventa piccola, tutto fuori. Sì, ma è piccola, sì, prova a saldarla, vedi come saldarla. Ma se può fare con film più sottili, è sempre più piccola. Il problema è di saldarla, non il filo, anche là le scuole. Che serata che dà a Moreno, a Ritessale, a tutto. Che te la prima? Ragazzi, le do la punta a Moreno, a Ritessale, a tutto. La coppa, per esempio. No, ma la città, no, la città più subito. Però vedo se la prima là, ancora là. Ci vuole una macchina più performante, tanto basse, non dunque però questa qua è un metro, è così, vedi una cosa di quest'anno, Paolo, c'è un indice delle card che si usano da Berlina? Sì, ma anche questa si è fatta c'è un indice? No, no, un indice in Berlina. Se riesce a trovare il significato dell'Egitto. Lo trovi nella parte 2 del network. Ah, ecco. Di questa qua per esempio di polio risulta che il coefficiente di tensione sotto i 4 gradi, anche in questo caso qua è spolio delle tensioni, non fa che assicurato in aria sotto i 4 gradi, che usa il prodotto del batterio. Quindi lo che mi sembra che il polio sia più facile. E forse il lavoro su una frequenza più bassa con quelle dimensioni. Ovviamente guadagno, non guadagno. E poi ci la resa di questa di e sul piano orizzontale che è la valore del piano? Sul piano verticale, no? Sul piano orizzontale lo copia, che quando ho fatto la sua frequenza non mi fa solo piano verticale, penso che però è fastidioso abbastanza, no, penso che stanotte i neuroni gireranno e vorrei anche dormire. Questa roba qua secondo me però che voleva capirla meglio, volendo fare anche una roba di questo qua era finalmente abbastanza che si sentiva non sono un mago del tempo, ma anche perché ci sono le battaglie,
E questo sarebbe il metodo semplice per calcolare la terra. Per simularle. È più difficile. Per calcolare la terra. Calcoli tipo un foglio di lavoro in maniera orizzontale e verticale, molto semplice, mi metto la formula, metto i valori e mi fuori il risultato. Cambio il valore, calcola subito da nuovo, quindi fa veloce. Questo ne va bene, noi. Questo ne va bene.